Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, ragazzi, vedendo la classifica, bisillabo, trisillabo e quadrisillabo di felicità, cuccioli miei, perché comunque abbiamo detto o sarà un incubo questo turno o sarà un sogno, perché comunque possiamo mangiare almeno un paio di punti alla Juve se non vince Napoli. Per me la Juve non vince Napoli stasera, per me perde pure. Poi magari fa il partitone e vince, per l'amor di Dio, speriamo di no. Però anche a risultare 2 punti già li sei col fiato sul collo, perché pensa se vinciamo con l'Atalanta, eravamo due, e se perdiamo era già pari, perché sicuramente se devo arrivare secondo o terzo preferisco arrivare secondo. Voi dite che cazzo cambia? No, cambia, cambia, scusate ma cambia cazzo, eh sì, eh. Quindi, poi c'è Bologna-Atalanta che o li mangiamo 2 punti a tutti e due, quindi chiudiamo la cosa della Coppa Campioni. Io spero che vinca Bologna, così l'Atalanta proprio andrebbe a meno 10, quindi ce la leviamo dal cazzo. Poi il prossimo abbiamo l'Empoli con turno favorevole in casa. Cioè, penso che l'importante sono stati 3 punti. Voglio andare a analizzare sia la partita che gli episodi arbitrali, perché col signor Marelli, che secondo me ieri o ha trovato una ragazza milanista, oppure non lo so, perché per me di cagate ne ha dette abbastanza, e vado contro la mia squadra, eh. Vado contro la mia squadra, per la prima volta ci hanno aiutato. Cioè, per la prima volta dopo almeno un paio d'anni ci hanno aiutato. Forse quel mal lì su Pusic col Genova, ok? Ma tutto quello che è, tutti i rigori, i 12 rigori che ci hanno fischiato contro, cioè, è stata abbastanza una porcheria quest'anno, ma la classe arbitrale non funziona, ragazzi. Cioè, la classe arbitrale non funziona. Perché uno ti va a pensare che l'Inter già doveva vincere lo scudetto e Juve e Milan dovevano già andare in Champions. Perché non fanno come fa la Premier, che dividono tutto quello che c'è nelle cose televisive? L'ultima prende quanto prende la prima. È normale che poi anche il Brighton può fare mercato, può arrivare addirittura quinto in classifica. Cioè, scusate, farmaci. Prima di iniziare a fare questa analisi, ragazzi, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Adesso oggi parlerò con Roby che vuole, lo devo, è dubbioso per i suoi amici perché l'hanno fatto in Italia, e in Italia fa cagare il trapianto, sia dei denti che del coso. I denti ancora se mi dite la Croazia, ma i turchi sono molto più avanti, hanno dei macchinari che sono molto molto più avanti. Magliette di Che Calcio, magliette di Che Calcio. Immediatamente andate a vedere sul primo messaggio e c'è tutto, c'è assolutamente tutto e di più. C'è tutto e di più. Addirittura ho visto le promozioni che farmaci. È tanto lo sbadiglio del farmaco, questo così farmaci stamattina per tenermi tranquillo, a parte che comunque sono più che tranquillo, sono più che sereno, sto facendo divertire un po' tutti qua, sono di ormai del braccio, diciamo, anche con gli os guai. Poi sono qua per comportarmi bene da adulto, non di certo da ragazzino, che ho quasi 40 anni e non ho più 20. Comunque mi trovo molto molto bene, grazie ancora per i messaggi che mi mandate, davvero. Vi lascio qua in descrizione pure che chi vuol fare una donazione, non per il canale, per me, ve lo dico la verità, perché sono senza lavoro. Mi aiutereste veramente tanto, vi lascio tutto quanto, IBAN e tutto, sotto qua in messaggio, in descrizione, mentre nei messaggi normali vi lascio il coupon con il mio sconto del 10% di Checalcio. Benissimo, pensiamo alla partita. La partita è stata, parliamo prima della partita e dopo degli episodi della partita. La partita direi che è stata assolutamente una cosa orripilante, brutta, ma brutta, un primo tempo brutto. Il primo tiro l'abbiamo fatto al 45esimo con Pulisic, un po' pochino.
Allora, un po' pochino, dopo meno male che mi alleno, dopo che mi alleno dopo mi riprendo, oggi pomeriggio mi alleno ore, appena finisco di mangiare mi vado ad allenare, aspetto magari mezz'oretta poi mi vado ad allenare subito, mi vado subito ad allenare, un'oretta che facciamo che vado, finirò di mangiare per mezzogiorno. No, mezzogiorno che poi scendo giù, quindi comunque smaltisco, che sono un'oretta, salgo su, mi inizio ad allenare per le 2, 2.40, la doccia alle 3, le 3 sono già giù di nuovo dalla mia consorte. Comunque, primo tempo assurdo. Io Pioli, ascolta una cosa, senti, ascolta, mi guardi negli occhi, perché non c'è dietro la tua maglia, no? Guardami negli occhi. Mi devi spiegare una cosa. Mi devi spiegare una cosa. Ah, fra l'altro, appena venderò il bar, la maglia di Pioli sarà all'asta. Il miglior acquirente, gli spedirò la maglia di Pioli. Al miglior acquirente, io gli spedirò la maglia di Stefano Pioli, la nostra leggendaria maglia, anche perché ha finito un ciclo, però resterà di ricordo. Al miglior acquirente, pensate come sono messo, spedirò la maglia. Quindi, se siete interessati, me lo dite in privato, che vuole la maglia di Pioli, la daremo all'asta, faremo una live per dare all'asta la maglia di Pioli. Faremo un'ora all'asta con la maglia di Stefano Pioli. Quindi per cui preparatevi perché tra un po' la maglia di Pioli sarà venduta. L'avevo promesso che quando comunque finiva il ciclo di Pioli, sarebbe andata così, il ciclo di Pioli è finito, il mio bar non ce l'ho più io, quindi comunque anche tutte le vostre magliette me le porterò via con me, tutte quante, e me le terrò io comunque sempre nel vostro ricordo. Grazie. Quelli sono già 11 e mezza. Allora, Stefano, non si può giocare col 5-0-5, cioè prendiamo dei contropiedi che sono una roba assurda. Noi abbiamo una squadra che dobbiamo giocare corta in 30 metri, innanzitutto. Corta in 30 metri e soprattutto non si possono prendere, io non ho mai visto prendere l'Inter dei contropiedi così. Giocano in 30 metri, giocano 40 metri al massimo, non in 60 metri, che ci sono delle praterie perché abbiamo Teo che è veloce, abbiamo Tomori che è rientrato che è veloce, abbiamo Ciao che c'è un buon passo. Lì a destra ieri ragazzi Florenzi umiliato clamorosamente da Zaccagni. Umiliato clamorosamente da Zaccagni, ma proprio umiliato. Eh no, qua ragazzi è stato umiliato da Zaccagni. È andato via tutte le volte, cazzo ieri Florenzi. L'unica cosa di buono che ha fatto ieri Pioli, anche cambiare i due difensori, sentito lo zoccolo, non sono d'accordo, non aspettava altro che dare i rossi ciao caro, dare i rossi a noi. Ha fatto benissimo a togliere ogni giocatore che era ammonito nostro, Benassera ha fatto cagare completamente, in quel ruolo lì secondo me non si trova. È entrato Raiders, che io ce lo vedo adesso in questo momento benissimo di fianco ad Adrien. C'è stata gente, ragazzi, che mi ha criticato Adrien ieri per un errore che ha fatto, che poi ha sprecato un giallo, subito track, l'ha tolto, ha ritratto Loftus, e lì le mosse mi piacciono. Le mosse che non capisco sono ancora Simon Kjær al posto di Ciao. Cioè, ragazzi, Kjær non è neanche più buono coi piedi. Di testa gli regala la palla loro. Saltarlo praticamente è un gioco, è come rubare la caramella a un bambino. Ragazzi, non diciamo cagate per piacere, perché veramente, cioè, se noi andiamo a giocare così con l'obiettivo che ci è rimasto, benissimo, i 3 punti sono vitali, di vitale importanza. Poi se concludiamo anche con una bella vittoria del Bologna, che ci terrei veramente tanto che arrivasse quarto per Thiago Motta, che se non dovesse arrivare Conte, subito prendiamo Thiago Motta, ci serve poi davanti ragazzi, cioè Giroud, a parte che il terzino destro, come ho detto 2 anni fa, titolare del Milan, quando rientra sarà Piero Kalulu, che di Calabria e di cosa ne fa due, quando i macellai ce lo ridaranno, starà bene. Ma la cosa che sinceramente
mi preoccupa è là davanti, cioè Giroud ormai è macchinoso, si fa sempre anticipare, cioè segna quando proprio Leao va sul fondo e gli mette la palla con scritto spingere. È la verità, ragazzi, non diciamo cagate, a parte con 11 gol che ha fatto, ne ha fatti 3 o 4 su rigore, ma medicine. Scusatemi, anche non ho messo mano davanti alla bocca. Parliamoci chiaro. Love to serie, forse è stato un po' crudo. Qualcosa di positivo anche ha fatto, ha recuperato una bella palla in mezzo all'area di rigore. È stato. Non ho che non posso farti vedere, se no, se no se mi fanno un culo così. No, scusa. Tieni tranquillo. Ah, della Juventus, sei il mio amico della Juve, però come ti chiami? Gianluca. Gianluca, ciao Gianluca. Sì, ero Vado avanti con il mio video, Gianluca. lì. Ma che giro, conflitti da vita. Cosa volevo dire? Un compagno mio socio di stanza. Volevo dirvi che allora tu sono stato un po' crudo. Ha fatto comunque la più bella azione che abbiamo fatto, comunque sia, ha calciato lui. Poi, se magari si decide di togliere Giroud, di giocare più in profondità con Okafor che è veloce, e comunque Okafor, ragazzi, i gol li fa a un gran senso della porta, tira più, tira 2 volte per segnare. Provedel, che è il terzo portiere più forte che c'è in Italia, italiano dico, dopo Magnan, tutti quanti. Comunque ha fatto una partita indegna, cioè Giroud ha fatto una partita indegna. Mi dispiace per Olli perché mi sta simpaticissimo e tutto, quando andrà via piangeremo tutti. Non so se gli verrà rinnovato il contratto o no, secondo me non gli rinnoveranno il contratto perché hanno già in testa Zize e se arriva Conte, ragazzi, rassegnatevi. Che il primo che vuole Conte è Lukaku. Rassegnatevi a questa cosa qua, perché se dovesse arrivare Conte, Lukaku, se dovesse arrivare Motta, comunque sia. Poi un'altra cosa, cioè se noi vendiamo per far mercato i nostri top player, come faremo mai l'Inter grande? Cioè io non vedo il Manchester City che vende i propri top player, vende quelli che non giocano, il Barcellona uguale, il Real Madrid li tiene con patate. Tra l'altro, ragazzi, c'è Vinicius nel Real Madrid, io caro che fa dei numeri, altro che Leao, cioè li mangia proprio in testa Leao, mica fa delle robe che sono veramente devastanti. E poi sa calciare anche in porta, quello che gli manca a Leao, perché dire comunque il gol che è stato annullato per una questione di millimetri, giustamente, cioè è stato un colpo di culo che gli ha toccato il difensore, perché quella lì era una scamorza. A tirare ancora il ragazzo non è capace. Perché non alleniamo un'ora dopo fine allenamenti? Prendiamo e lo facciamo calciare. E lo facciamo calciare. E lo facciamo calciare. Cazzo, impariamo un attimino a fare queste cose qua. Facciamolo calciare. Facciamolo calciare. Facciamo, come faceva Ibrahimovic, si fermava lì. Episodi arbitrali. Allora, oh. Per me il rigore, anche se ha toccato la palla, di Maignan, che Florenzi ieri ne ha combinata una più di Bertoldo, poi Hernandez non stava bene, Gabbia molto bene, sta diventando il leader della difesa, e lo farei giocare di fianco a Tomori adesso come adesso, perché è quello più in forma che abbiamo. Se Tomori ritorna a Tomori, può giocare Gabbia, che ha imparato anche a giocare come centro-sinistra, lo fa anche molto bene, con Tomori che torna nel suo centro-destra, ragazzi, per me dietro comunque, con il rientro di Kalulu anche a destra, abbiamo una gran cassa di difesa, se i meccanismi però funzionano come si deve, perché se i meccanismi non funzionano come si deve, buonanotte. Buonanotte. È la maniera più assoluta, buonanotte. Scusate, ma veramente i medicinali mi rincoglioniscono un po'. Dopo, fin quando non ho fatto palestra, sono rincoglionito. Appena dopo mi vado ad allenare oggi pomeriggio, sarò lindo come l'aria, sarò lindo come l'aria. Dopodiché, andiamo avanti. Episodio della prima espulsione. Episodio della prima espulsione. Ieri lo bello sotto c'aveva la maglia del Milan, perché innanzitutto quello lì di Theo Hernandez era fallo, perché è saltato, gli ha tirato poi una manata in faccia, quello lì è fallo. Ma lì è il quarto uomo che deve intervenire, il VAR che deve intervenire.
Quell'altro poi, Pulisic, non è che è stato scorretto, non si è accorto neanche di un cazzo, o se ne è accorto, ha fatto finta niente, ha fatto la furbata, che comunque sono cose che a me non piacciono, però ci ha portato lui a vincere la partita con quell'episodio lì. Ci ha portato lui a vincere la partita, lui e il quarto uomo che non ha visto quello che doveva vedere invece. Quindi la prima espulsione non c'era. La seconda da permaloso, un fallo normalissimo su Leao, prende e va e fa una protesta, magari gli avrà detto un vaffanculo, ma fai finta di niente, sono già in 10. Fai finta di niente, fai. Vabbè che noi i cartellini gialli vanno e volano, infatti Pioli era talmente preoccupato che ogni giocatore, come fai in 10 contro 11 a prendere 5 ammunizioni? Stefano, sai perché? Perché la squadra è lunga, è normale che devi sprecare i falli, devi sprecare i falli se la squadra è così lunga, è normale che li sprechi, cioè come fai a prendere 5 ammunizioni in 10 contro 11? Ne abbiamo presa anche una in 9 contro 11. Cioè in 9 contro 11 questi qua, addirittura in 8 poi, terza espulsione, però lì era già ammonito. Forse l'ultima, l'unica che ci poteva stare per il fallo di reazione che era già ammonito, perché non le ha dato il rosso diretto, era già ammonito, le ha dato doppio giallo, rosso. Forse era l'ultima, era l'unica che ci poteva stare perché è stato babbo lui, si è preso il fallo, stai zitto, prendi e continua, batti la punizione, non sta neanche lì a perdere tempo. Loro lì si sono innervositi, erano ingenui, noi confusionari, lunghi anche in 9 contro 11. Cioè, ma in 9 contro 11, figli di me, bisogna tenere palla, li fai girare, questi qua non ne vedono più ora, senza cercare di attaccare, che tanto dietro comunque sono stati superiori a noi dietro con pronto i nostri attaccanti. Prendiamoci chiaro, la razza dietro è stata perfetta, è crollata a 2 minuti dalla fine, è crollata a 2 minuti dalla fine la razza ieri. Io mi sentivo che alla fine l'avremmo vinta la partita, che l'avremmo giocata così di merda, però sinceramente non ero convinto neanche per il cazzo, nella maniera più assoluta. Poi, altra cosa, gli episodi ne abbiamo parlato, quindi per me il rigore c'era, la prima espulsione c'era fallo di Theo Hernandez, pure di scorretto, comunque non frega un cazzo, ci contano i 3 punti. Seconda espulsione, si poteva chiudere le orecchie, l'unica che c'era forse era la terza, che anche lì in 8 contro 11 veramente mi veniva da ridere. In 8 contro 11 attaccavano loro, c'è stato un cross che ho stretto il culo del biondo lì. Cioè, ditemi comunque sia se questa qua è una prestazione da fare, la partita non sono mi lamento soltanto io, si è lamentato il Tringa, si è lamentato lo Zoccolo duro, cioè. È stata una partita al primo tempo indegno completamente, ma secondo anche se non ci buttano fuori quello lì, guarda che noi la partita per me la perdiamo. Se gli danno il rigore noi riprendiamo 3 gol, se gli danno il rigore giusto che dovevano dargli noi loro prendiamo 3 gol. Una volta tanto siamo stati aiutati, bisogna riconoscere, io sono questo. Se fossi laziale sarei incazzato come una ciminiera e basta. E poi quando mi dicono di che Sarri, ieri Sarri, Pioli, se l'è mangiato, se l'è messo in tasca, se l'è mangiato vivo, sia sul piano tattico che sia su ogni tipo di piano. Detto questo ragazzi, ci sentiamo oggi pomeriggio, vi mando un bacio, cuccioli miei, vi lascio il mio IBAN perché chi mi vuole aiutare in questo momento che non sto lavorando, che fin poi quando vendo il bar non mi rompo più i coglioni perché ci sono già degli acquirenti che hanno preso in gestione che pare che se lo vogliono comprare. E basta, io non li curvo del coglione, sono a posto, vado anche in comunità con i sereno con i soldi in tasca, però finché non vedo non credo, perché quando sono qui a parlare con pensate del fuori soldi, ciao, 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 ciao. dopo è già diverso quando devi mettere la mano al portafoglio e quando dici sì, sono entusiasta, ne ho visti talmente tanti che anche se mi fido di queste persone, siccome sono brave persone, anche perché non mi abuso, poi c'è suo figlio, c'è suo socio, e quindi niente, dai, vediamo un po' tutto bene. Maglie di Che Calcio, capelli che mi siete trovati su Instagram, vi lascio anche Instagram in descrizione, vi lascio l'IBAN perché chi vuole fare una piccola donazione, che chi farà la donazione verrà ringraziato direttamente.
Poi mi scrivete su Instagram anche nottamente per mandarmi lo screenshot, verrà ringraziato poi direttamente nel video. Ragazzi, vi voglio bene a tutti, sto bene, un bacio, un abbraccio, mi mancate tanto, mi manca anche il bar ovviamente perché è stata una vita di per 6 anni, tutti i giorni, 6 anni sono tanti perché sono 6, 7, 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
Quindi è così. Ci sentiamo nel pomeriggio, dai, che oggi c'ho anche un bel video da fare oggi, nel pomeriggio. Oggi c'ho un bel video da fare su Cardinale. Ciao a tutti, seguitemi sempre, stiamo sempre aumentando di più, mi fa molto piacere che mi state, anche chi non può donare.